Trump e Putin non si erano più sentiti dopo i 59 missili statunitensi lanciati ad inizio aprile sulla base da dove erano partiti gli aerei di Damasco, accusati di aver sganciato bombe chimiche sul nord della Siria, uccidendo 80 persone e 28 bambini. Un atto di aggressione contro uno Stato sovrano, commentò Mosca. Ora la telefonata segna il disgelo tra i due leader che hanno parlato di Corea del Nord e, appunto, Siria. Trump e Putin hanno concordato sul fatto che il conflitto siriano dura da troppo tempo e che sia necessario fare tutto il possibile per porre fine alle violenze, fa sapere la Casa Bianca, che parla di conversazione molto buona. Ottima conversazione invece per Mosca. Quasi un gioco al rialzo in attesa del primo faccia a faccia tra i due a luglio al G20 di Amburgo in Germania. Nel pomeriggio da Sochi, sulla riva russa del Mar Nero, parlando con accanto il presidente turco Erdogan, con cui prova a rafforzare l'intesa sul Medio Oriente, Putin rivela che gli USA sostengono l'idea della Russia di creare in Siria quattro zone cuscinetto a tensione ridotta. Nessuna conferma finora della Casa Bianca, dove Trump riceve il presidente palestinese Abu Mazen. Vogliamo creare la pace tra israeliani e palestinesi e ci arriveremo, anche se nessuno può imporla alle due parti, afferma Trump, sottolineando che il ruolo degli USA sarà quello di mediare, ma ammonisce, è necessario fermare l'incitamento alla violenza. Bisogna arrivare ad una pace basata sulla soluzione dei due stati con i confini del 67, ribadisce Mazen, aggiungendo ciò aiuterebbe la lotta al terrorismo e concludendo è ora che Israele metta fine all'occupazione delle terre palestinesi.